il maestro Umberto Scipione. Qui nasce il musicista, compositore. Piace anche definirla una perla, un qualcosa di prestigioso che questa terra ha fatto nascere. Il 31 ottobre 2019, quindi giovedì prossimo, sarà in tutte le sale cinematografiche d'Italia Il giorno più bello del mondo, il nuovo film di e con Alessandro Siani. Le musiche, la colonna sonora è firmata dal nostro maestro Umberto Scipione, che il 1° novembre alle ore 17:30 al Cinema Teatro Ariston di Gaeta parteciperà alla proiezione di questo film e sarà una grande festa. Eh sì, è una grande festa, è un appuntamento affettivo e anche scaramantico, perché ogni volta che esce un mio film nuovo devo assolutamente così battezzarlo con i miei concittadini e al cinema Ariston. Questo ormai è un must, mi ha portato bene, mi fa piacere, quindi assolutamente bisogna ripetersi. Questa è la storia di un bambino magico che entrò nella vita di Arturo. Io non vedo un euro da quando è uscita la lira. E la rese meravigliosa. La definizione scientifica è telecinesi. Perché giustamente un bambino magico a Napoli che fa? Il Mercedes me lo metti dietro all'8500, ma può? Io sono una scienziata, dobbiamo cercare di capire come funziona il suo potere. Facciamo proprio questo nel nostro istituto. Metti la mano qua e ti dice quanto sei intelligente. Intelligente. Genio. Te faccio sapere. C'era una volta Biancaneve. Perché si chiamava Biancaneve? Che stava sempre sulla neve. Cioè lei è di Roccaraso. Maestro, una colonna sonora dalla creatività incontenibile. Eh sì, questo è stato un lavoro impegnativo. Quasi durato 2 anni e possiamo definirlo quasi un musical perché ho scritto 5 canzoni originali, ci sono quasi 60 tracce di musica per 70-75 minuti di musica sul film. E ritengo che sia il lavoro che oggi mi rappresenta maggiormente, un lavoro nel quale ho dato l'anima, ho dato fondo a tutta la mia creatività, ma perché? Il film me lo ha così ispirato, tutto questo mood, questo sentimento di andare a fondo. Ci sono questi due bambini meravigliosi, interpreti insieme ad Alessandro, che inevitabilmente ti vanno a toccare delle corde profonde della creatività. E ci sono delle scene nel film dove io credo che inevitabilmente ci sarà il lacrimone che potrebbe scendere. E questo spero e credo anche grazie alla mia musica. Sicuramente maestro, anche perché la sua musica rapisce sempre il cuore degli ascoltatori, degli spettatori, ma anche al di là delle scene del film. Come ben sappiamo e tutti sentiamo e avvertiamo queste emozioni quando ascoltiamo le sue musiche. In questa colonna sonora ci sono ben 5 canzoni con testi e musica scritte dal maestro. Ce n'è una che le è particolarmente, come dire, nel cuore? Beh, sì, sono due punti che hai toccato importanti. Uno, quello diciamo della mia musica che ha, e spero anche in questo caso avrà una vita autonoma. Questo accade regolarmente quando
le mie musiche poi prendono una via che va, diciamo, al di là del film e vengono utilizzate in televisione tantissimo, in varie trasmissioni. E questo è un punto di soddisfazione, perché sai di aver creato qualcosa che ha anche una sua identità, oltre ad essere funzionale al film. Mentre per quanto riguarda le canzoni, tocchiamo qua una nota, ecco, parte a me il lacrimone, perché dopo Benvenuti al Nord, dove ho avuto la grande emozione, ho vissuto la grande emozione di condividere con mia figlia una nomination a Davide Donatello, perché lei scrisse il testo di Sometimes, una canzone che fu poi commento del film, e lei la cantò. Anche in questa occasione mia figlia sarà interprete di una mia canzone, che poi è proprio il brano di apertura del film, che io ho intitolato Milioni di Luci, anche se poi il testo è in inglese, perché io i testi li scrivo solo in inglese, perché musicalmente mi dà un'emozione in più. E quindi avrò mia figlia nel film che canta, e speriamo che la storia si ripeta con le dita incrociate. Incrociamo le dita. Soprattutto, beh, mi fa piacere una cosa, siamo riusciti a far lacrimare, comunque, ad emozionare fino a una piccola lacrima il nostro maestro, visto che sempre noi ci emozioniamo e le nostre lacrime sono ben conosciute quando ascoltiamo le sue musiche. Bene, quindi una colonna sonora che veramente l'ha rapita in un vortice di creatività. Tra l'altro, più di 2 anni di lavoro intervallati da altri impegni del maestro, che comunque ha realizzato concerti da solista e anche nel Felicità Tour con Alessandro Siani, quindi un impegno notevole. Il suo lavoro forse in questo momento possiamo dire più, io direi non solo più impegnativo, ma c'è un'altra cosa che vorrei dire, forse il lavoro dove affiora più che in ogni altro proprio la sua profondità interiore, il suo essere dentro proprio. Sì, probabilmente sì, è vero quello che dici, perché ritengo che possa essere proprio un lavoro, considerato un lavoro della maturità, cioè è sempre un crescendo. Io poi mi ritengo sempre all'inizio della mia carriera, ogni successo per me è l'inizio per arrivare a qualcosa, e questa è una forma mentis vincente, credo, diciamo, la trasferisco anche ai miei allievi in conservatorio, anche se ha anche una sua, diciamo, un suo lato B, che è quello che non ti consente di goderti molto i successi, perché sei sempre proiettato al dopo. Ma torno al lacrimone, perché mi sta molto a cuore. Io ho il lacrimone facile. Quando io vedo un film, anche non mio, con musiche non mie, se c'è da far partire il lacrimone, parte, non lo riesco a controllare. Sulla musica che scrivo ho la piena consapevolezza quando ho scritto una cosa giusta, e questa è una cosa che mi piace, mi fa stare bene, perché sento quando è il momento in cui sono arrivato a quello che volevo esprimere musicalmente. E su questo film ci sono 2 o 3 appuntamenti emozionali dove questo accade in modo molto forte e deciso, e questo mi dà una grande, mi appaga, mi dà una grande soddisfazione. Poi non mi ricordo l'altra domanda qual è. No, ha risposto a tutto, maestro. Io tra l'altro stavo pensando quanta gaeta c'è in questa colonna sonora. In questa colonna sonora ha fatto veramente il giorno più bello di gaeta. Ci sono anche, diciamo, i miei collaboratori di Formia, perché io sono sempre attento ai talenti locali, e questa è una cosa che mi sta a cuore, perché mi fa piacere, perché ci sono talenti qui nelle nostre zone. In questo film forse ho esagerato, perché c'è il mio chitarrista che è anche con me in tournée, Guido Terracciano, poi c'è Vito Cardellicchio, poi c'è Mancini alla batteria, e ci sono i Chattanooga che cantano la mia canzone, loro nel quartetto solo voci, la figlia Carolina Mazzola che è stata mia assistente, ora mi sfuggirà qualcuno, Stefano Lieto che canta nei titoli di coda, appena arriva The End parte la voce di Stefano, quindi è un appuntamento importante per un film. E quindi io sarò ben felice di salutare e di abbracciare tutti all'Ariston il 1° novembre alle 17:30. Maestro, Gaeta medievale alta con tutto il suo fascino, siamo proprio vicinissimi al portone della chiesa Santa Lucia. Quanta emozione in questi luoghi, e quanto di questa emozione così forte c'è nelle sue colonne sonore e in quest'ultima in particolare.
Ma c'è sempre emozione, diciamo, che viene prodotta da questi luoghi. E adesso mentre ti parlo ho i brividi addosso e non lo nascondo, perché questo scorcio di Gaeta mi fa neanche rivivere delle emozioni, diciamo, che ricordo, perché io sono nato proprio qui vicino e ci stiamo per avvicinare, ma non ho ricordo, che ero molto piccolo, quindi sono stato fino a 2 anni, 3 anni qui, perché il mio nonno era colonnello e queste erano le case dei militari, quindi la mia famiglia abitava qui. Però il sol pensiero, che c'è un'origine, che qui, diciamo, c'è stato, è qui dove sono nato, dove sono, diciamo, cresciuto per qualche piccolo periodo, mi fa vibrare tantissimo. E la mia musica nasce qui spesso. Io alle volte vengo a passeggiare qui di notte e trovo un calore, qualcosa che è anche spiegabile. Le suggestioni? Sì, dettate neanche dai ricordi, perché è qualcosa che va al di là, no? Certamente, i luoghi veramente danno tanto al cuore, anche se non si hanno ricordi perché magari si era troppo piccoli, però qui è nato il maestro Umberto Scipione, qui nasce il musicista, compositore. Il nonno a cui ha fatto riferimento il maestro è il papà di mamma Lidia, giusto? Sì, di mamma. La fata della vita, e della vita che è una favola, come una favola del maestro Scipione. E l'altro nonno invece, che praticamente è l'anima musicista proprio, no? Sì. E che è nonno Umberto, da cui poi ha ereditato il nome, poi papà Roberto musicista, quindi una famiglia di musicisti. Ma maestro Scipione, oltre ad essere quindi un musicista, compositore, ormai abbiamo abbastanza, no, sviscerato questo, è anche concertista, giusto? Beh, la mia carriera nasce così, io nasco concertista, dopo il diploma in conservatorio a Santa Cecilia, anche prima, già iniziavo a fare concerti e ho girato il mondo con la musica classica, ma veramente il mondo. È stato un bel momento della mia vita professionale e anche proprio della vita privata, perché mi piace molto viaggiare, mi dà grandi stimoli. E ho ripreso negli ultimi anni a fare moltissimi concerti, adesso tra quelli, diciamo, con il mio spettacolo e col mio concerto e quelli uniti ad Alessandro col Felicità Tour, diciamo, gli impegni sono innumerevoli. Però questi ultimi 2 anni, diciamo, oltre alla scrittura per questo nuovo film, mi sono dedicato anche a diversi lavori interessanti, pubblicità, per esempio all'Airet, per 2 volte ho fatto la pubblicità dell'Airet, cosa che mi sta molto a cuore, queste bimbe che hanno bisogno di grande assistenza, e anche la Lega Calcio, i 60 anni della Lega Calcio, e quindi tante cose, adesso neanche le ricordo, però insomma tra l'insegnamento in conservatorio, le pubblicità, i concerti, i film, eccetera, abbiamo una bella vita intensa, ogni tanto passo da casa e i miei figli dicono: ma chi è quel signore? Abbiamo ancora un papà, sicuramente perché è molto presente nella sua famiglia, con i suoi figli, la mamma. Quindi dicevamo, qui nasce un musicista che praticamente è lanciato però, ecco, verso il futuro, oltre a queste cose meravigliose che in questi ultimi anni sono state realizzate, cos'altro possiamo, diciamo, prevedere, o comunque io credo che già sia al lavoro il nostro maestro in realtà. Sì, sai che sul futuro si è sempre ermetici per un fatto scaramantico, il mio caro e amato produttore e agente, che Totò Iacobone, ha una storia più importante della mia, avendo fatto l'agente il produttore di Massimo Troisi, di Pino Daniele, quindi sono io orgoglioso di avere lui nella mia vita professionale. E ci sono 1000 progetti in pentola, però, diciamo, concerti tantissimi, nuovi film in entrata, dei quali parlerò solo quando avrò messo in calce la firma. Io ci ho provato, Però i sogni sono tanti, diciamo, il sogno principale è sempre quello, insomma, che non possiamo forse dire, però insomma l'America è il sogno di tutti, perché, ma non perché sono meglio di noi per tanti motivi, ma perché l'America ti offre la possibilità di un pubblico mondiale e ti offre la possibilità di lavorare con dei mezzi
estremamente evoluti e generosi, per cui diciamo quello che possiamo fare noi col lavoro è fin troppo quello che riusciamo a fare con i mezzi che abbiamo a disposizione. Beh, sicuramente. Allora, dopo benvenuti al nord, benvenuti al sud, benvenuti nella mia musica, ci sarà un benvenuti a Hollywood. Io direi, e questo lo dico io, me ne prendo la responsabilità. Siamo scaramantici come sempre, ma è un augurio che facciamo di cuore a colui che rappresenta il nostro territorio in maniera davvero eccellente in tutto il mondo, non solo in Italia. Eh sì, appuntamento davvero importante, perché vuole essere sia un appuntamento, come dire, scaramantico, ormai diventato tradizione. Assolutamente. E vuole essere una festa, una grande festa per circondare di affetto una, si dice sempre, eccellenza del nostro territorio. Sì, lo diciamo noi che siamo dall'altra parte. A me piace anche definirla una perla, un qualcosa di prestigioso che questa terra ha fatto nascere. E sicuramente sarà, ecco, di buon augurio stare tutti insieme. Per cui, maestro, li aspettiamo tutti. Aspettiamo tutti a dita incrociate e con grande affetto, vero, autentico. Il 1° novembre alle ore 17:30, Cinema Teatro Ariston di Gaeta, saremo tutti lì per applaudire il maestro Umberto Scipione e ovviamente vedere questo film. Siamo tutti curiosi.